cosa principale, la cosa più importante è che il Sangiovese come uva ha una possibilità di espressività vastissima. Il Sangiovese, quando tu vai a cercare il produttore che ha sposato il vitigno col territorio, hai un vino che ha una longevità pari ai grandi vini nobili di tutto il mondo, da Borgogna, Brunel, al Barolo, eccetera. E questa è la tesi. La tesi è che il Sangiovese è un vitigno sottovalutato perché impoverito da certe, no, da certe cose nell'immaginario, no? Grande produzione che poi veniva, i camion portati, chissà dove, insomma così. Diciamo il vino del grande consumo, che in realtà è un vino che è sia di grande consumo, perché no, sfuso, cioè, però invece ha una potenzialità di invecchiamento, di espressione vastissimo. Ecco, il Sangiovese è molto identitario per l'Italia, è quasi il vino italiano per eccellenza, soprattutto per in molte declinazioni. Guardiamo il Chianti Classico è un marchio internazionale per definizione. Il Sangiovese è stato trapiantato e provato in molte parti del mondo. E gli enologi italiani sostengono che, come viene fatto in Toscana, in particolare a Montalcino, naturalmente non ce n'è. Però questo che cosa ci dici? Il Sangiovese, come tutte le uve cosiddette autoctone, hanno dei territori di elezione, esatto. Allora, come questo il Verdicchio, il Rossese, il Nero d'Avola, Barolo, cioè, scusate, il Nebbiolo. Il Sangiovese però non è in una zona piccolissima, a parte esistono varie cloni, qui c'è tutta una diatriba su dove venga, se l'origine è di Romagna o meno, però comunque diciamo centro Italia, quindi sud delle Marche, Umbria, Romagna, Toscana, Alto Lazio o centro Lazio, questa è la sua cosa. Il Sangiovese è un'uva difficilissima, molto difficile. L'hanno portata gli emigranti in Argentina, ma non sono riusciti a trovare a produrre niente di Napa Valley uguale. Valorizzare il Sangiovese del centro Italia è comunque una sorta di marcatura di identitaria. Secondo me il Sangiovese del centro Italia, quello dei produttori che lo valorizzano senza magari accompagnarlo a sostenerlo da uve internazionali, quel Sangiovese è l'Italia, potrei dire azzardare questo, perché parliamo proprio di una identità assoluta nazionale, assolutamente sì. Mi ricordo che diversi anni fa parlammo della maggiore vivacità, del maggiore interesse del Chianti Classico rispetto al Brunello stesso, perché offriva sicuramente una possibilità, diciamo, di un'offerta, una declinazione più interessante. È ancora così? Il Chianti Classico come vitigno, cioè come vino impostato sul Sangiovese, secondo me adesso sta riacquistando la cosa. Il Brunello Montalcino ha una nomea universale, tanto è vero che molte aziende sono comprate da inglesi, da tedeschi, quindi diciamo ormai un marchio universale come lo Swatch o come tante altre cose, e in questo può pagare dazio. Di Sangiovese puro sangue, che cos'è che ti rimane nel cuore? Mi rimane nel cuore il vecchie vigne delle Ragnaie, assolutamente strepitoso, il Quercetonda delle Casalte 2010, mi rimane questo ospite così che è praticamente Macario Grimberg, Rossese di Dolce Acqua, il Posaù, veramente interessante, profumatissimo, e non solo, insomma, tante altre cose, insomma. Ho trovato anche bellissimo il Vigna Grospoli di Lamole, di Castello di Lamole del 2009, non l'avevo assaggiato, veramente un Chianti Classico di altura, stiamo parlando tra i 500 e i 700 metri di altezza, veramente profumatissimo, fiori, molto bello.